ti rendi conto che conosci quel ragazzo soltanto da un anno? E un piccolo cupido che invece di pipì fa petali di rosa? L'ha messo anche il Elton John in uno dei bagni ed è un ottimo deodorante. Ho bisogno d'aria. È un difetto di fabbricazione. Papà, io non riesco a capire. Prima ti sei arrabbiato perché io e Mario volevamo convivere e ora ti arrabbi perché vogliamo sposarci. Scusami. Lala? Ah? Ho un leggero attacco di nausea. Hai dei crackers o qualcosa da sgranocchiare? Ce ne sono un po' nel cassetto del cruscotto, penso. Caro, me li prendi? Si può usare questa? Ma non era difettosa? Sì, per il finestrino, ma va bene per forzare il cassetto del cruscotto. Che ne pensi di invitare un caricaturista alle nozze? No, è grossolano, volgare, stonerebbe con il cupido che fa pipì. Mi spiace, ma non vedo nessun pacchetto di cracker qui. Non sono in pacchetto, sono sciolti. Ecco, buon appetito. Ne ho abbastanza di questa storia. Io sono il capo di casa e come tale ho diritto di decidere quale sarà il futuro di mia figlia. Questo è un passo troppo azzardato, non ci sarà alcun matrimonio, non tollero altre discussioni. Con questo indosso sarai una delle spose più belle che si siano mai viste. Sai, sono preoccupata per Guarda, la reazione di papà. Questo. Era così furioso quando l'avete lasciato davanti al teatro. No, sta tranquilla, dolcezza. Io ormai conosco bene tuo padre. A lui serve solo del tempo per riflettere e poi cambierà idea naturalmente. In famiglia sono sconvolti e demoralizzati quando le giovani creature si sposano. Per te erano felici come una Pasqua. Ho detto giovani creature. Guarda qui. Francesca. Sì? Stavo pensando alla prima volta che hai portato qui Maggie. Tu eri ancora una tata e io lavoravo come commessa, te lo ricordi? Già. Adesso tu sei sposata, hai anche una deliziosa famiglia e io invece lavoro in un negozio di ciambelle che è a 6 fermate più vicino al capolinea dell'autobus. Tutti i nostri desideri si sono avverati. È così sexy. Si volteranno a guardarmi. E allora? Penseranno che sei carina. Forse non è il caso. E poi non ho il tuo stesso gusto. È logico. Ecco perché sono venuta anch'io. Che cosa credevi? Di compiere 14 anni e di colpo avere il savoir-faire ed essere sofisticata come una donna della mia età e con la mia esperienza? Quando io avevo 14 anni... Provati il vestito. Certo che questo impiego sfinirebbe chiunque. Lasciamo stare, io sono già esausta. Oh, tesoro, ma che cos'hai adesso? Sono solo così felice di essere riuscita a sposarmi prima di lei. Oh, sì, certo, certo. Credete che la sposa si offenderebbe se venissi alle nozze vestita così?